それではね、はい、あの私の家の近くにあるこのお肉屋さんなんですよ、はい、とっても美味しいので、はい、ちょっと入ってみましょう。ぜひぜひ行ってみましょう、はいはいはい。Che bella carne che avete sempre. Allora, oggi, beh, insomma, そうですね、今日はシンプルにお肉を焼いて、であのチーズのソースにしようかなと思ってるんですが、ちょっとお肉屋さんにぜひあのジュンさんが行きつけのお肉屋さんということで、ちょっとお肉屋さんのおすすめなんかも聞いてみたいな。そうですね、はい、ecco, lui vorrebbe conoscere un po' le vostre specialità, quindi se ci potete raccontare un po' le vostre carni, perché insomma, io ogni volta che vengo rimango molto sorpresa da questa carne così bella ma buona soprattutto. Da dove viene?Viene da Presenzano, uno degli allevamenti della nostra famiglia. Fattoria Carpineto fa da padrone allo scenario dell'Alto Casertano, dove abbiamo incentrato con Marchigiana e Podolica i nostri allevamenti. Fanno una bella parte iniziale di vita sulla transumanza tra il Molise e il Parco Regionale dell'Abruzzo.E poi rivengono riallevati in stalla con i nostri mangimi, perché noi siamo anche produttori per quanto riguarda orzo, mais e fieno, quindi alimentazione sana, un'alimentazione rotta quotidianamente che fa bene all'animale. Quindi il Montecesima per l'acqua ci dà un'acqua genuina e una buona resa per i vitelli, quindiuna carne che viene a chilometri zero realmente, quindi per questo Chiancheria propone per l'IGP della Marchigiana Centrale e per la Podolica che è stata poi reimpiantata dalla Puglia nei nostri allevamenti. Quindi è veramente una bella realtà. Vi invito anche a venirla a vedere, siamo tutto Presenzano.E non so, ditemi che volevate assaggiare questa sera. Se fare qualcosa da cucinare alla brace, volete cucinare qualcosina in padella a casa, non so, qualche consiglio io. Ma comunque io faccio in padella alla brace, tipo comunque tipo bistecca. Ma comunque questa zona di Marchigiana è molto interessante, quindi se mi consigli qualcosa che volevo chiedere questo. Sì, potrei consigliarti da un hamburger diverso dal solito. Perché parlo diverso dal solito, potrebbe essere un'idea il Chiancamburger, che è un elaborato al coltello. Ecco, un elaborato al coltello semplicemente con acqua e fior di sale. Non andiamo a snaturare la carne, quindi non andiamo a fare un passaggio in macchina che riscalda la fibra della carne, quindi è come se fosse una tartare che viene scottata alla griglia. Aspettate che ve lo voglio aprire e ve lo voglio mostrare. Noi lo riscaldiamo a mano e lo lasciamo scottare 3 minuti e 3 minuti per lato. Quindi ha un 5% di grasso, quindi un grasso genuino, sano, dovuto a un'alimentazione corretta, quindi prima libero pascolo e poi riallevamento in stalla. Lo si lascia così, vicino a una fonte di calore per circa 15 minuti e poi lo andiamo a scottare in padella. Quindi, come ti dicevo, farla tranquillamente a casa e non usufruire della brace. Quindi la brace chiaramente ti dà dei profumi diversi, dal carbone vegetale ai carboni di cocco che ti danno dei profumi diversi per la carne, ma anche farlo comodamente a casa. Però parliamo... Sì, cioè tipo tra controfiletto, filetto... Potrebbe essere un'idea... Questa parte del vitello
potrebbe essere interessante. Poca marezzatura, sono un po' interna. Quindi parliamo della, del cuore di costato. Anche mi sento morbidezza questa. Tanta morbidezza, sì. Morbidezza, non facciamo una grandissima frollatura, siamo sui 25 giorni di frollatura 25. Per la marchigiana. No, che diciamo, essendo vitelloni, vanno dai 18 massimo 20 mesi, è una carne comunque giovane, tenera, quindi è una frollatura, non facciamo frollature tanto spinte. Parliamo di galiziana, di vagavea, abbiamo bisogno di una frollatura, è più importante, poiché sono animali di 8, 7, 6 anni, quindi sono animali che hanno avuto un percorso di vita e anche per la genetica hanno determinate caratteristiche che la frollatura aiuta all'intenerimento delle carni e a riacquistare anche un sapore un po' più deciso. Tutto sta sempre all'alimentazione, chiaramente. E quindi ti posso far aiutare con questo overall? Potrebbe sì, oppure... perché veramente stavo pensando a quello che avevo assaggiato e non so se era il costato di marchigiano oppure questo, perché era questo, no, questo è maiale, no? Sì, qui. Questo è maiale. Questo è maiale. No, è perché il taglio che avevo assaggiato sembrava quasi giapponese, ok? Se proprio mi aveva fatto impressione, però non mi ricordo se era. Ci avevi detto che era un trafiletto, non lo so, però sicuramente era marchigiano, che era molto più marezzato, sì, quindi dipende anche da maschio o femmina, era una marchigiana era un vitellone era una femmina, quindi la differenza è la femmina, visto che è molto più statica, quindi dipende anche questo la femmina che è molto più statica e serve molto di più per la riproduzione, sì. Ha un grasso diverso, un grasso anche dolce, quindi a seconda pure dal maschio e dalla femmina, era quindi marmorizzato, era molto bello, quindi non so se femmina, no, oggi abbiamo maschio. Sì. Però oddio, questo che cos'è? Questa parte Vaca Granda, siamo in Friuli, in questa parte quindi è diverso. È friulana, questa fa solo libero pascolo, quindi viene lasciata solo al libero pascolo questo animale. E invece qui. Infatti lo puoi notare anche dall'amarezzatura che è molto minore, sia dalla caratteristica della razza, ma soprattutto per l'amarezzatura, è un animale che è molto muscoloso perché si movimenta la differenza. La carne giapponese che subisce dei trattamenti come cereali, matti di birra, viene passaggiata, viene allevata in stalla, ti dà delle caratteristiche che vanno ad ingrassare l'animale, quindi per questo questa grande marmorizzazione, a parte dovuta alla razza ma anche all'alimentazione. Okay. Quindi non ci dimentichiamo sempre i focus fondamentali del grasso, da dove proviene il grasso di un animale. Quindi è importantissimo. Invece è costato marchigiano? Marchigiano e podolico. Per questo diciamo entrambi. Questo siamo sui 30 giorni entrambi di frollatura. E quel costato di marchigiano questa è la parte anteriore, la parte dell'anteriore del vitello e qui del posteriore, quindi filetto e controfiletto. Ok, dove sono? Uno controfiletto una po'. So ですね, quello è lombardo, quello costato. Allora che controfiletto de, io voglio di acami no tsuyoi o niku nanode, mochiron quello demo sosu to issho ni awasete oishiku narimasu. こっちの方がよりこうグラスと要は脂身が乗ってるのでよりこうお肉の旨味がこう強い、よりこう野生的な感じになってくるんです。上品なお肉の旨味だったら先ほどのコントフィレットの方が僕のイメージとしては料理に合いやすいかなっていう感じですね。じゃああっちにしましょうか。そうですね、じゃあこれにしましょう。 OK、allora lui dice di quello che lo chiesto di consigliarmi. OK, quindi okay. Però, perfetto. Okay. Quindi sarebbe, giusto per farvi rivivere poi il pezzo, sarebbe il cuore del costato, quindi nella parte anteriore, quindi senza la parte grassa rimane solo il cuore centrale. Perfetto, va bene. Sempre il cuore è la parte più
più morbida, più succulenta, perché la parte dell'anteriore è quella più succulenta dell'animale. Quindi questo ti consiglio, farlo almeno 2 dita e mezza alto, in modo tale che lo vai a scottare per entrambi i lati circa 3 minuti e 3 minuti. Lascialo chiaramente sempre una ventina di minuti fuori dal frigo, che non subisce uno shock termico. Certamente. Che è fondamentale. E lo vai con o brace o padella calda, quindi rovente, lo vai a cauterizzare su entrambi i lati. Ok. Grazie. Grazie. ね、詳しく説明してください。いや、ありがとうございます。本当にね、お肉の種類、あの、熟成から男性女性のあの、オスの牛か、メスの牛か、で、肉の部位によってもそうですし、知りません。産地も、いや、もうすべてあの、語っていただいたので、僕はあの、何も言うことはないんですが、非常にあの、いいお肉が手に入りましたね。あ、何グラムって言った方がいいでしょうか。こんな感じでいいですか。 完璧じゃないですか。 500 riesci a vedere? これでいいですか？はい、完璧です。 grazie grazie a voi verrà buonissimo. Vi posso parlare solo di questi? Ah, arrosticini. Lo chiamiamo arrosticini, si offendono gli abruzzesi. Qui abbiamo uno spiedino di marchigiana dove andiamo a scottare semplicemente alla brace. Lo andiamo a fare con una parte della fesa, il fesone di spalla in questo caso. Buona succulenza, quindi andandolo semplicemente a scottare ne esaltiamo tutti i profumi, è come se fosse un carpaccio scottato senza marinatura. La marinatura la vogliamo dare con un lardo di maiale casertano all'interno. Le faccio assaggiare per questa sera. Bellissimo, grazie. E mi dite cosa ne pensate. Chiaramente andandolo a scottare su entrambi i lati, giusto che diventa roseo. Bellissimo. Wow. Pizzico di sale e un filo d'olio. Ok, bellissimo. Wow. Oh, grazie. Grazie. Prego. Allora, assaggiamo tutto di marchigiani. Sì, molto sì. Interessante, davvero. Poi pensate che lui ha iniziato in Giappone in un negozio, in un ristorante di yakitori, quindi di spiedini. Ah. Ok, perché sono gli spiedini classici giapponesi. Di pollo, yakitori, però insomma poi si fanno tante cose, dalle verdure alla carne, e quindi è bello comunque poter vedere, no, la carne qui a Roma e vedere gli arrosticini magari che facevi. Bellissimo, davvero. Bellissimo. Grazie. Grazie mille, grazie tanto, davvero. Grazie mille, grazie mille. Come sempre grazie della passione con cui ci raccontate i piatti e i vostri prodotti. Davvero sono contento che a Firenze non possiamo trovare marchigiani, perché sempre a Fiorentina, quindi è molto interessante questo mondo. Prego. Grazie mille. A presto! ありがとうございます。ちょっと。楽しみです。いや、楽しみですね。 今日は買い物をしました。ありがとうございました。今日はこの食材を使って、夜に食材料理を作らせていただきますので、よろしくお願いします。はい、楽しみです。じゃあ行きましょう。はい、続きの動画もありますので、よろしくお願いします。はい、続きの動画もありますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。